Allora, probabilità l'abbiamo definita dal punto di vista assiomatico. L'abbiamo definita su particolari insiemi che abbiamo chiamato sigma algebra. Per noi in realtà questi insiemi poi alla fine sono sempre sottoinsiemi di Rn o di R addirittura. Questi sottoinsiemi di R possono essere degli, un insieme discreto, in questo caso un insieme di eventi, quindi omega, un insieme di n eventi. L'insieme in questo caso potrebbe pensarsi un opportuno insieme dei numeri naturali o dei numeri razionali. Quando io devo assegnare la probabilità su un insieme di questo tipo, che cosa devo fare? Per ciascuno degli elementi devo assegnare una quantità, un numero compreso tra 0 e 1, che chiamo probabilità, e la somma di tutte le probabilità su tutti gli elementi deve fare 1. E gli elementi costituiscono in modo naturale una partizione del mio insieme. Generalmente però avremo a che fare noi con delle variabili che consideriamo continue. In realtà noi le cose non le consideriamo mai continue, perché i numeri razionali comunque li arrotondiamo sempre a dei numeri razionali. In questo caso la probabilità viene definita da una certa funzione. Di solito si pensa a una probabilità come una funzione che sia almeno almeno C0, cioè che sia continua. È sicuramente continua, potrebbe non essere derivabile, però quasi tutte le probabilità che noi considereremo sono delle funzioni derivabili. In questo caso comunque le funzioni prendono il nome di funzioni di ripartizione. Se sono funzioni di una sola variabile, sono funzioni di R in R. Cioè, in particolare, possono essere funzioni, per esempio, su tutto il dominio da meno infinito a più infinito in 0 o 1, oppure anche solo di una parte del dominio, per esempio, tipicamente, da 0 ad infinito nell'intervallo 0 o 1. In questo caso, se è una funzione di R in R, di R in 0 o 1, questa si dice che è una funzione univariata. Se invece noi stiamo, per esempio, considerando degli insiemi nel piano, in cui costituiamo una ripartizione del piano fatta in un certo modo, noi possiamo rappresentare il piano con un insieme di coordinate, per esempio di x e di y, e avere quindi una funzione che va da r quadro all'intervallo 0,1. In questo caso parlo di una funzione bivariata. Se ho una ripartizione, cioè ho uno spazio Rn o R cubo, per esempio, una probabilità nello spazio, ho una funzione di R cubo in 0, 1 e una funzione trivariata, quindi ho multivariato. Quindi avrò delle probabilità che sono delle funzioni univariate, una funzione con una sola variabile, bivariate, funzioni di due variabili, o multivariate, funzioni di n variabili. Questo lo dico perché in realtà nella parte precedente noi abbiamo introdotto l'idea di probabilità sugli insiemi in maniera del tutto generica. In quegli insiemi l'idea di bivariata o multivariata no, non c'era, c'era l'idea di variabile congiunta, di probabilità congiunta e di probabilità marginale, di probabilità condizionata, ma questa di multivariata nasce qui nell'ambito di questa descrizione. Talvolta le nostre probabilità, le nostre funzioni, adesso chiamiamole così, di R alla N in R in 0,1, le scriveremo così, con una P grande di X, dove in questo caso intendo che ci sia un processo di random sampling di una certa variabile stocastica, che vuol dire una variabile casuale o random, e che il random sampling, mi vado a vedere la probabilità che il random sampling mi dia un valore minore
potrebbe essere anche uguale di un certo valore prefissato x. Lì ho messo anche quei un punto e virgola con una serie di variabili θ, perché la funzione di ripartizione nell'ambito così multivariato dipenderà anche da una serie di parametri. Quali potrebbero essere questi parametri? In generale non lo sono, ma potrebbero essere per esempio la media e la varianza. La funzione di, in genere io non darò mai delle probabilità, ma darò delle funzioni di distribuzione di probabilità o delle funzioni di probabilità che dipendono da alcuni parametri. Al variare dei parametri ottengo delle funzioni diverse e il compito, diciamo, dello statistico, che è in noi, sarà di associare quelle distribuzioni alle funzioni che prima avevo chiamato Empirical Cumulative Distribution Functions. Questo sarà il compito che noi avremo. Qui di nuovo un'altra scrittura, di nuovo, dove c'è sempre questa enfasi sul random sampling esplicitando la variabile x grande. Se questa funzione di probabilità è rappresentata da una funzione derivabile, posso considerarne la derivata, e quella che ottengo è la funzione densità di probabilità o probability distribution function o PDF di x. In base a questa definizione vale questa cosa del tutto ovvia, ma non banale però. Cioè che l'integrale della funzione di distribuzione di probabilità su tutto il dominio di definizione, in questo caso ho assunto meno infinito più infinito, ma non è necessario che sia tutto il dominio, potrebbe essere anche un semplice intervallo, sia uguale a 1. Quindi l'integrale di una densità di probabilità è uguale a 1 e questo corrisponde all'assioma che mi dice che il valore della probabilità su tutto omega è uguale ad 1. Peraltro, quella sotto è la densità di probabilità, mentre se considero, diciamo, l'integrale della, questo stesso integrale, però con l'estremo superiore bloccato di un certo valore x, questa è la probabilità. La probabilità varia tra 0 e 1, la densità di probabilità varia, come dominio può avere 0 di infinito, i suoi valori stessi possono essere uguali a 0 di infinito, basta che l'integrale sotto la probabilità sia 1, l'area 1, i valori anche non 1. Per esempio, se voi disegnate una curva molto stretta e altissima, e ne vedremo proprio una di queste, può essere al limite alta infinito e stretta 0, ma avere l'area 1. Quella è una funzione, densità di probabilità un po' particolare, ma esiste. La regola di Bayes si può tradurre in questo modo qua un po' più complicato, o tradurre nei termini che scrivo sotto della densità di probabilità. Quello che sto semplicemente facendo è una traduzione della notazione. Nel passare dalla teoria del tutto astratta fatta sugli insiemi alla teoria fatta quando io sto ragionando nell'intervallo reale. In questo caso il teorema di Bayes, come avevo detto anche prima, può essere descritto come P di x condizionato ad y è uguale a P di y condizionato ad x diviso P di y per P di x. In genere questa formula rappresenta un altro sistema per definire le probabilità, perché vi ho detto prima che il problema principale qui è quello di determinare che cos'è la probabilità. Una volta che io so qual è la probabilità, i calcoli sono algebra, una cosa meccanica che può fare una macchina. Però il difficile è stabilire che cosa sia la mia probabilità. Allora, per esempio, alcuni che si chiamano
bayesiani dicono io la probabilità non la so, però se faccio un certo numero di esperimenti, per esempio, posso farmi un'idea di che cosa sia la probabilità. Ad esempio, posso pensare che questa P di x sia una distribuzione uniforme in un certo intervallo. Dopo aver fatto un certo numero di esperimenti su quella cosa lì che sto misurando, voi capite che in questo caso sto mescolando il diavolo con l'acqua santa, cioè la realtà, che è quella che è la fisica, dalla quale desumo quali sono le probabilità, e la teoria matematica che finora avevo trattato in maniera del tutto astratta ed assiomatica. Allora, se questa è la mia consapevolezza a priori di quella, o la mia ipotesi a priori di quella che è la probabilità, questa qua potrebbe essere la mia ipotesi a posteriori, quando io ho fatto un certo esperimento o ho osservato delle altre cose che mi dicono che è accaduto un certo evento Y. La parte di proporzionalità si chiama verosimiglianza in genere, o meglio, facendo il discorso di nuovo, quando io faccio delle misure, acquisisco nuove conoscenze che sono rappresentate da questa Y, passo da una certa visione della mia probabilità ad una certa altra visione della probabilità che assumono la conoscenza che ho acquisito in mezzo. Questo tipo di approccio si chiama approccio bayesiano alla probabilità, che dice nella sostanza che la probabilità non esiste prima della, indipendentemente da misure o da esperimenti che si fanno, esiste solo dopo questi esperimenti e che varia man mano che si viene a formare conoscenza, fino a eventualmente a raggiungere un'espressione formale asintotica che rappresenta la vera e propria probabilità. Questo termine che vedete qui si chiama, ho detto, verosimiglianza, ed è importante perché dopo noi per esempio andremo a vedere un sistema in cui andremo a vedere la massima verosimiglianza cioè useremo un criterio di massima verosimiglianza che ha a che fare appunto con termini di questo tipo. Qualcuno chiama tutto il termine, tra parentesi grande, verosimiglianza, qualcun altro chiama solo il denominatore verosimiglianza, mentre chiama il denominatore evidenza, perché evidenza è la probabilità di Y, ed Y nel discorso che ho appena fatto è qualcosa che noi misuriamo e quindi conosciamo. Quindi quella probabilità di Y è una cosa che diventa nota, evidente, e quindi qualcuno la chiama evidenza. Quindi la probabilità a posteriori della variabile x dopo che è avvenuto un esperimento y è uguale alla probabilità a priori della x che io avevo in precedenza per la verosimiglianza, per la funzione di verosimiglianza. E quindi qui ho un'idea di come posso in teoria costruirmi la conoscenza della distribuzione della distribuzione di probabilità di un certo fenomeno acquisendo conoscenza empirica attraverso una serie di esperimenti. Non è così banale come ve la sto, bisogna fare delle ipotesi sempre in mezzo, no? Perché qui, allora, su questo regola di Bayes, su questo utilizzo della regola di Bayes nelle nostre scienze, in particolare nell'ingegneria adesso contemporanea, si fonda un'idea di falso induttivismo, cioè sembra che guardando solo i dati e lasciando costruendo un certo programma che si calcola le probabilità posteriori si arrivi alla conoscenza del vero valore della distribuzione di X attraverso una procedura meccanica, mentre l'acquisizione normale che noi abbiamo, la coscienza normale del processo di conoscenza scientifica, è quello di non di un fenomeno induttivo, ma di un fenomeno ipotetico deduttivo, in cui noi facciamo delle ipotesi
e poi facciamo delle deduzioni e le confrontiamo i risultati. In realtà anche nel processo bayesiano ben fatto ci sono delle parti che hanno a che fare con le regole ipotetico-deduttive. Però nella vulgata che c'è fra gli ingegneri, soprattutto fra gli informatici, sembra che dall'induzione arrivi per miracolo la conoscenza, e questo non è. Però questo è, diciamo, il fondamento di tutto questo ragionamento. Il valore atteso, assegnata la distribuzione di probabilità, che vi ho detto è la cosa difficile da fare, la funzione di probabilità può essere, la distribuzione di probabilità può essere poi una funzione complessissima, ma una volta che ce l'abbiamo, gli integrali e i calcoli, noi siamo in grado di approssimarli sempre e quindi di ottenere quella giusta approssimazione che ci serve per ottenere i nostri risultati ingegneristici. Detto questo, noi qui conosciamo che sia, no, assumiamo che sia nota la variabile f di x, cioè la distribuzione di probabilità è fx di y. Il valore atteso in primo momento è definito in questo modo, è il valore di y per la funzione di distribuzione, che a voi è assolutamente noto dalla meccanica, perché questo è il calcolo del braccio, del momento, il braccio di una leva, del momento di un corpo rigido che ruota attorno ad un certo punto, ad un certo asse. E si chiama anche qui primo momento, e si può dimostrare che è uguale, quando il numero di esperimenti tende ad infinito, all'algoritmo che avevamo dato qualche mezz'ora fa per calcolare la media. Il secondo momento è questo che vedete, y al quadrato, il terzo momento y al cubo, il momento ennesimo y alla n. La varianza è un momento centrato. Se io a y sottraggo il valore atteso, cioè la media, qui cambio anche un po' il nome, passando dalla statistica dove parlo di medie alla probabilità dove parlo di valori attesi, cambio i nomi. Questa è la varianza, e di nuovo si può dimostrare che questa varianza coincide al caso discreto che vi avevo rappresentato in statistica, quando si fa tendere al numero n di elementi del campione ad infinito e sostituisco alla sommatoria un integrale. La deviazione standard è quella. Il momento ennesimo si calcola in questo modo qua. Questa sulla funzione generatrice dei momenti ve la lascio per lettura. Ci sono delle altre espressioni che si possono dare per il calcolo dei momenti. Adesso tutte queste cose che io vi ho raccontato così velocemente, che sembravano semplici all'inizio, che adesso sono diventate improvvisamente più complicate, le utilizzerò quando faremo tutti i calcoli che faremo. E man mano che noi li faremo, io vi andrò a sottolineare quelle caratteristiche che magari adesso vi sembrano ancora oscure, ma poi le calcoleremo, le computeremo in pratica. Va bene.